La compagnia ringrazia il pubblico di Lauria che ci riceve sempre con grande affetto e grande interesse. Naturalmente ci corre l'obbligo di ringraziare la Proloco che ci ha voluto fortemente in questa serata, altrettanto l'amministrazione comunale e nella persona specificatamente del Presidente del Consiglio Comunale e naturalmente il padrone di casa, il dirigente scolastico che, sensibile alle manifestazioni culturali, è stato prodigo nei nostri confronti nel concederci l'uso di questa sala. Naturalmente io dovrei farvi delle raccomandazioni, insomma, ha detto il capocomico, dice mi raccomando, no, ora però non ricordo perché sono emozionato, i bambini, i telefonini, non so se mi ha detto di spegnere gli uni o gli altri, insomma, vedete voi come meglio potete, e così farete bene. Naturalmente confidiamo nella vostra benevolenza, soprattutto per le imperfezioni, perché noi siamo, come vedrete, come avrete già intuito dalle brevi note che vi abbiamo consegnato, una compagnia di guitti, peraltro dilettante, insomma, quindi ne viene fuori quello che ne viene fuori, insomma, bontà vostra, perché noi se no siamo veramente messi male. Grazie ancora e insomma speriamo di passare 2 ore divertite insieme, va bene? Ma come a Cristo faceva le spiritose? E no, che le facette le brunacchie? Dino, che puta, ma facette pressione, che lo scorda più. E fosse stato un locale popolare, che uno fa vedere che non se ne accorge. Ma un locale signorile, chissà che cos'è? E Dio ce ne stanzi e liberi dai signori. Ah. Ecco qua, ci avremmo fatto la croce. Ma io lo dicevo che in questi paesi non ci volevo venire mai, perché non so come va a finire. È tutto per colpa tua, per me tu, ma ricordate ieri sera quando dicevo che ha fatto il pernacchio c'ha le corna? Poco fa, mentre camminavo per la strada, mi ferma uno e mi fa il pernacchio la prima attrice un facettino. I corna, e tieni tu, puoi guardare. Ma ti tirato un schiaffo, ma che ho fatto uscire il sangue dal naso. E io stasera come leggi? Come ha detto, vince la prima attrice, ma stasera ce ne faccio una. No, stasera non esce. No, signore, voi non vi dovete mettere mai contro il pubblico, che fanno fisch, pernacchie, voi ringraziate sempre. Ma come, quando mi dire lo schiaffone io ringrazio, ma non ci pensate però. Vincenzino, mi pare che la cameriera tiene ragione. No, ragione. No, 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 no
queste cose? Che c'è? Che è successo? Scusa, le esagerazioni, basta, basta! Tre signori in camera, forza! Chiamano! Ma che numero fa? Forza! Tre signori in camera! Scusate, vanno a peso. Bravo Don Gennaro, bravo! A proposito, io vi devo parlare, accomodatevi! A disposizione! Grazie. Don Gennaro, io vi feci venire qua a fare delle recite perché conoscevo Vincenzino, conoscevo l'impresario del teatro e volevo farvi un piacere. Ma santo Dio, voi avete messo l'albergo sotto sopra, addirittura stendere il bucato qua fuori. Il bucato, come se si trattasse di coperchio, lenzuola, asciugamano. Quella è tutta roba intima delle signore, reggisene, mutandine, camicette. È tutta roba frufru. Sì. Donna Ben, la verità è che la cameriera ci ha preso in antipatia da quando siamo arrivati. Sì, noi ieri sera la sentivamo mentre parlava con la servitura alla camera nostra. Sono arrivati i salti in banco, i morti di fame. Gli zingari. Cioè, bravo. No, non mi toccate la cameriera, è tanto carina, non me la toccate. Chi me la guasta? Però non devi disgustare la clientela dell'albergo. E poi, specialmente con noi che siamo artisti. A proposito di artisti, Don Gennaro, ieri sera a teatro è stato un inferno. Il pubblico è rimasto scontentissimo. Deluso, ecco la parola, deluso. Freddino. Freddino, ma noi non ne siamo rimasti sorpresi, no? E qui non si tratta di un pubblico regolare in una stagione di prosa invernale in un teatro chiuso. È un pubblico balneare. Qui la gente viene a prendere il fresco, viene a mangiare il gelato. Avete visto ieri sera? Passeggiavano, mangiavano il gelato. Ogni tanto qualcuno si affacciava, ma non è finita ancora. E continuavano a passeggiare. A promenare. Un pubblico educatissimo. Fine. Pensate, in palcoscenico non hanno tirato di nulla. No, non è così. Voi ho presentato con certa gente. La prima attrice è incinta. Si vede. E se vedete una panza tante si vede. È un po' incinta, sì, i primi 5 mesi. Ma ieri sera la poverina non si è potuta riposare. Pensate, noi venivamo da Canosa di Puglia, stipati in un vagone di terza classe, ma così svenimenti. Stasera no, vedrete, si sarà riposato, poi io e Vincenzino prendiamo il bus, uno vive da una parte, l'altro dall'altra, e vedrete, un vitino di Vespa. Occetta, vogliamo andare, facciamo presto, che se no troviamo i negozi chiusi. Ah già, scusate donna Bè, ma adesso vi dobbiamo proprio lasciare, perché andiamo a fare un poco di spesa un'ora per questa sera. A proposito di spesa, Don Gennaro, il proprietario dell'albergo ieri sera si è lamentato con me. Dice che voi avete cucinato nella vostra camera, stava tutto l'albergo pieno di fumo. Vicino a voi c'è una signora che soffre d'asma. Le venne lo svenimento e non si riprendeva più. Ma quando mai? Me l'avete detto voi? È che la pulsiera è malata, soffre d'asma. Quello pure se accendete una sigaretta si sente male. Questa è un'altra esagerazione della cameriera. No, mi ho fregato, non mi toccate la cameriera. Non toccate la cameriera. Figuratevi se noi ieri sera ci mettevamo a cucinare, ma stanchi del viaggio. Abbiamo fatto due uova che si possono cuocere pure sopra un calderone. Che più? Le alici. Bravo! 1,5 chili di alici fritte. L'abbiamo comprato un po' fuori, appena trovata la rete, erano vive. Argento vivo, una vera poesia. Ma questo non si può fare in un albergo. Immaginate se tutti quanti ci mettessimo a cucinare, non c'è male. Beh, tutti siamo d'accordo, ma noi siamo artisti. Don Gennaro, qua è meglio chiarire una volta per tutta la situazione. E chiariamo. Per quel poco che si guadagna, noi non possiamo andare in ristorante perché, capite, il teatro non dà un gettito continuo di contratti. Bisogna conservare per i periodi di mano. No, per questo non c'è problema. Io ho già parlato con il ristorante vicino al teatro, vi farebbe un prezzo fisso. Un prezzo fisso. Abbiamo mandato lui alla scoperta per sapere questo prezzo fisso. 2,50 a persona. E scusate, e voi vorreste pagare meno di 2,50 a persona in un luogo di villeggiatura in piena stagione? Don Gennaro, scusa. 5. Siamo in 5. Bisogna mangiare almeno 2 volte al giorno, perché voi sapete, col prezzo fisso, le porzioncine, pensate un po' dove andiamo a finire. Vabbè. Ma noi siamo attrezzati. Idem la buona. Come?
un francesismo. No. La buona napoletana. Sono quelle scatole di latte che servono per conservare le radici, il tonno. Era da un salumiere che sta a Napoli, non fa meglio cavallo. Lo so redini, quello bello piacerò che fa. Lui la importa dalla Spagna. Appena fa il voto me la regala, io la porto allo stagnare e quello me la aggiusta a fornacella. Ah, fornello portatile! Comodissimo! E poi non è pericoloso come tutti quei fornelli a padrone a benzina. Senta, pensare che è comodissimo. Quando viaggiamo ci mettiamo tutto dentro, piatti, bicchiere, dei lamini. Casse d'oro, turchette! Pensate! Abbiamo persino la macchina per fare le tagliatelle. Mi raccomando però, fate un po' di attenzione. Tranquillo, state tranquillo, non avete. Oggi cuciniamo nella camera sua. Sta in fondo al corridoio, sta sulla scogliera, così tutti gli odori, i profumi, i cattivi odori, il fumo se ne vanno a male e nessuno si potrà lamentare. E manda la forestiera. Beh, adesso vi dobbiamo proprio lasciare perché se no ci tenete. Permettete, e stasera vorrei invitarvi tutti quanti a cena. Piano, piano che mi andate sui piedi. Ma c'era, ha detto a cena. Ho capito. Se siete liberi, naturalmente. A che ora ci vediamo? Dopo lo spettacolo. Prima, dopo, non ha importanza. Naturalmente vengono pure le signore. Certamente, tutta la compagnia. Dove ci vediamo? Ma facciamo così, dopo la rappresentazione verrò io stesso a prendervi in palcoscenico. Voi poi vi dimenticate? Ma no! Gli amici vi rapiscono! Noi ieri sera vi abbiamo visto, tornate da uno stato di bella ragazzi, perché voi siete un bel giorno. Se permettete io organizzo io. Prego, come no? Don Alberto mi dà il permesso. Permettete. Dunque, finita la rappresentazione, tu ti metti davanti alla porta del botteghino, tu ti metti nella porta e corridoio, quella centrale, io mi metto in piazza, vicino alla cassa armonica, il primo che lo vede, ci riuniamo e facciamo una sola imbarcata, e vedrete, vi divertirete perché noi siamo già in galletta. E noi naturalmente non provvederemo per la cena. Grazie anticipato. Arrivederci. Di nuovo. Arrivederci. Grazie. Don Gennaro, l'unica cosa, mi raccomando lo spettacolo di stasera. Non ci mortificate. Noi ieri sera eravamo nuovi di questa piazza. Non conoscevamo i gusti di questo pubblico. È un pubblico esigente. Bravo. Lui dice sempre la parola giusta. È un pubblico esigente. Ma stasera no, stasera si troveranno di fronte a un lavoro serio, Malano, un autore nostro importante napoletano, libero dopo. A proposito, ma qua si può provare, sì? Sì, sì, a quest'ora nessuno vi disturberà, sono tutti in spiaggia. Ho visto, la sala è ampia, ariosa, spaziosa, vedrete, di mezzo sotto 2 ore di prove serrate e vedrete, stasera il lavoro scivolerà liscio come l'olio. Avete visto ieri sera? Qualche malumore, qualche incertezza, qualche fischia. Stasera no. Stasera il pubblico reagisce veramente. Beh, di nuovo. Arrivederci. Arrivederci. Ma brava! Ma che bella sorpresa! Stai fermo, qualcuno ci può vedere. E chi? E a quest'ora sono tutti in spiaggia. Sì, ma non è proprio il momento adatto, se tu sapessi. Che cosa? Ma dimmi. Io non so come ti vedo, ma c'è qualche novità? Una novità che io aspettavo. Ma non è possibile! No, invece è proprio così. Che gioia! Cara Biccia! Ma che fai? Ma io sono pazzo, pazzo di gioia! Ma ti fa piacere? Immensamente! E mamma non sa niente? Sei pazzo? Bene, e non temere. Io sono un galantuomo e conosco il mio dovere. Mi presenterò a lei, le spiegherò tutto e chiederò la tua mano. No, caro! Questo non può essere! Perché? Tu certamente tra pochi mesi diventerai madre. Beh, ce ne sono tante di mamme. Posso esserci anch'io, no? Ma sentite che ingenuità! In altri termini, tu pensi che io, dopo tutto quello che abbiamo fatto, ti lasci con una mia creatura e non lo dice, io sono troppo galantuomo! E vuoi che ti permetta di dire tutto a mia madre? Puoi farla morire dal dolore! Mio fratello, poi sarebbe capace di uccidermi! Ah,
fratello? Sicuro? Non te l'ho mai detto? Ma fratello terribile! Ma scusa, ma la tua famiglia deve essere ragionevole. Noi abbiamo mancato, sì. Ma ora io ti voglio sposare. Oddio, 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 come sei? Ma quale mancanza? Ma infine che cosa abbiamo fatto? Ma scusa, Bice, ma più di quello che abbiamo fatto, che potevamo fare? Oh, caro, la prendi troppo sul serio. Ma io voglio riparare alla mia colpa. Ma tu che c'entri? Io sapevo quello che facevo. Mi sei piaciuto, ci siamo venuti bene, non c'è niente da rimpiangere, la colpa è mia, ma tu che vuoi, che vai cercando? Ma sentite, queste sono cose da pazzi. Io ti combattisco solamente perché sei troppo ingenua. Ma non pensi che tua madre se ne accorgerà per forza? Come ho pensato io, non se ne accorgerà. Hai pensato a qualcosa? Certo, sì. Dunque, io ho una zia, zia Margherita, la madre di mamma. E allora, è la nonna. E perché? Perché la madre di mamma è la nonna. Ah già, no, io volevo dire la sorella di mamma. Sì, e la sorella di mamma è la zia. Non sa neanche questo? Ma che bambina! Dunque, zia Margherita, la quale è rimasta vedova, si è ritirata nelle sue proprietà in Calabria. Lei sa tutto. E chi glielo ha detto? Io. È una santa, credimi, la bontà in persona. Le ho raccontato tutto in una bella lettera e lei mi ha risposto consigliandomi così. Tra breve dirò in famiglia che sento il desiderio di andare per 5 o 6 mesi a casa di zia Maria. Zia Margherita, che c'entra zia Maria? Già no, zia Maria è un'altra zia, severissima però, oh, tremenda! No, io vado da zia Margherita. E quando le ha scritto a questa zia? 4 giorni fa, dopo aver parlato col dottore. Hai parlato pure col dottore? Certo, volevo la conferma. E poi ho scritto a zia Marianna. Zia Marianna? Ma non avevi detto zia Margherita? Zia Marianna è un'altra zia che tengo. Bice, ma quante zie tieni? Tre zie. Bice, ma sono tutte verità queste che mi stai raccontando? Come sarebbe? E tu mi stai raccontando un sacco di cose. Zia Maria, zia Margherita, zia Marianna. E che ne so io se tutta questa gente esiste veramente? Ah, allora secondo te io sarei una bugiarda? Grazie, sai, grazie tante. No, ma scusa, è da 3 mesi che ci conosciamo. Io ancora non so chi sei. Tra poco sarai madre e non so chi sei, non so dove stai. Non so tuo padre, tua madre. Bice, ma dimmi almeno... Dove stai di casa? Ma perché? Per poterti scrivere. E non ci siamo sempre scritti fermo posta? Sì, lo so, ma... Dove stai di casa? Non te lo voglio dire. Questo fu il patto. Tu non dovrai sapere mai io chi sono e dove abito. Ma io ti voglio bene assai. Se tu mi vuoi lasciare, non ti fai vedere più e buonanotte. E io dove ti pesco fermo posta? Ma io non ti lascerò mai. Ti vorrò sempre bene. Veramente? Veramente. E dove stai di casa? Uffa, sei terribile, sai! Ma perché non lo posso sapere? Smettila! Lo saprai quando sarà il momento. E va bene. Adesso vado perché si è fatto tardi. Se mia madre torna a casa prima di me, non trovandomi può anche morire dal dolore. E adesso muori in 4 e 4, 8. Bello lui, è malata di cuore, povera mamma. Malata di cuore? E come? Se torna a casa e non mi trova, dice dove sta? Bice, dove sta? Non mi vede? E muore. Muore. Ciao, caro. Ci vediamo domani. La nostra solita giornata. Mi vuoi bene? Sì, tanto. Anch'io. Bice, tu non mi lascerai mai, è vero? Mai, mai, amore mio. E dove stai di casa? Uffa, non lo saprai mai. Ma perché non lo posso sapere? Fammi un favore, la vedi quella signorina che è uscita? Seguila, vedi dove sta di casa e vienimelo a dire. Vincenzo, subito. E grazie assai. Vincenzo, dove vai? Vai a servizio a Don Alberto. Torna presto per mangiare. Che bisogna trovare più del lavoro di questa sera. Mamma mia, che caldo che va a suo paese.
Sono fiamma che esce nella soffra terra, io non mi posso fare capace, mamma mia. E le mosche? La quantità, la qualità, certe mosche piccole piccole, bianche, cattive. Ce n'è stata una che mi ha accompagnato dal mercato all'albergo, se la facevo tra l'occhio, il naso e l'orecchio. Io la cacciavo e poi una donna. Ma tu vedi che sei indesiderato, ma lasciami in pace. Ma sono proprio mosche capote. Si è squagliata la sugna in tasca. E come ti combinate? Voi vi siete guardati tutta la giacchetta, guarda la mamma. E non mi avvalicchia, sai che lo pane mozzica sempre lo straccio. Ma come faccio? Come recito stasera? Io sono sta giacca. Sta giacca. Ma vediamo se con un poco di benzina si torna. La benzina? No, la benzina non sapevo, non ce n'è, no. Con la polvere di sapone, La polvere di sapone, peggio che sera. No, non sapevo, non ce n'è, Con l'ammonita, se fa una bella spazzolata. Con l'ammonita, non ce n'è, non si leva, rimane l'alone, non si leva. Sei tanto su pizza, va bene. E allora mi devi illudere, si leva. E poi illudere un po' fuori, vanno in barco scenico. Che ecco, guardate qua, che peccato, come faccio? Viola! Viola! Venite qua a pigliare sta roba! Finalmente siete venuto! Io mi credevo che erano morte e subito. Non siete aiuto? E che se fosse si accorgere avanti facendo l'opera non dice la niente. Vi pare? Siamo andati a fare la spesa. Ah, sì. L'avete comprato? Bucatini? Li facciamo al pomodoro. Ecco, sì. Per te una fettina di carne, per noi una bella insalata di patate e pomodoro. Stasera siamo tutti invitati a cena da vocale. E un po' di frutta l'avete preso? Ecco, prugne, pietre di zucchero, ci stanno nel vespo vicino. Ecco. E il carbone? Sì. Il carbone. Eccolo qua. Carbone. Mi raccomando, mo che accendete il fuoco, fate molta attenzione. Che l'albergatore si è lamentato con noi, dice che cuciniamo in camera e che stava l'albergo tutto pieno di fumo. Voi prima di accendere il fuoco, state a corto, chiudete tutto, porte, finestre, appilate le fessure, i buchi della serratura. Ma resta, che state a fare? Ma raga, così! Facciamo un altro zocco! Ma voi che dite, ma come respiriamo? Buco me la fate pesante! Quando dovete respirare, aprite la finestra, respirate e poi chiudete. Io ho portato pure il bagagliere. Ecco qua. Così il fumo se ne va prima, va bene? Don Gennà, tenite la giacca tutta un po'. Sei posto, che non sei squagliata, non so che ti sa. E fammi vedere. E cos'è niente, la maggiore. Vedete, vedete. Ai, tu già te lo pulite. E mo se ci zuse, ma guarda di spare qua. Ma come? Uno si sparpa la macchia su! Ma non c'è la proporzione! E poi pare che fosse colpa mia! E per forza, ce n'ha! Voi mi mettete un sogno di casa! Ma perché c'è una teoria, c'è un sistema per portare la sogna in casa! Io sono distratto! L'artista è sempre distratto! Se capisce! Pare quando è doppio is, Gaglietto Santa Pulita, che sta scema vicina! E mo cucina, e poi sa da un lavoro stasera, e poi mettete a pulizia la giacchetta perché deve recitare l'artista distratto. Distratto, distrutto. Non ce n'ha, ma vuoi tenere su uno stupestito? Ma non mi piace, ma perché? Perché non lo guardo? Ma state sì, quella guarda ma luce che tua mamma conge, sconge, cuce, scuce. Ma non mi piace. Ma sai che ti dico? Io dopo questa letto me ne va a Napoli. A casa di mio fratello. Vai a chiamare Carlo Montagna dopo turno. E finite le cose e niente. Chi se leva con un poco d'erba saponare? No, chi le istru saponare a capo bene. Meglio che me ne vada, se no qua usciamo fuori dal seminario. A Napoli? Sì, a Napoli. Lo so io la fine che gli voleva far fare suo fratello a Napoli. Ma facite me lo piace. Ma io non vengo a figa e fa niente, c'è il dubbio.
Sì, sì, ma mamma, vedo una mano pure io, Se, porca, se non morai, se non morai. Che dovete fare prima attrice? Perché fate voi? Io bambino non ne ho suoi. Ma che dice? Io conosco padre! Fino a pizza Roma! Zitto, zitto! Ma che popolo mente! Non è agiato pazienza, io devo parlare con quello che ha combinato l'affare, ho domandato a mano a mano. Col signor Alberto De Stefano, aspettate la vostra. Ah, eccolo qua, voi non ci potete parlare. Sì, signore. Don Alberto, questo signore vuole parlare con voi. Siete voi? Come? Il signor Alberto De Stefano. Sì, signore. Salvatore De Martino. Tanto piacere. Accomodatevi. Ecco qua. Voi modite questo signore da me che cura. Cinque minuti. Io nella vita ho fatto tutto. Anzi, non muovi tutto. Ed è per questo che mi trovo a questo da senso una posizione definita. E non vi nascondo che a volte mi trovo nelle condizioni di dover saltare il pasto. Ben mi sta, so con te, io sto digiuno con piacere. Contento voi. L'ultima fesseria la feci quando andai in America. Insomma, ho girato il mondo. E la vita movimentata mi ha fatto diventare, come si dice, un pochino squilibrato. Ma non sono cattivo. Non so che ci metto pure. Sono malato. A me un dottore in Australia mi definì l'uomo pirico. Come? L'uomo pirico. Io mi accendo come se fosse proprio da sport. Io per niente sarei capace di distruggere la mia vita. Ma non si tratta di niente. Si tratta di mia sorella. Io per tutti i miei continui ci l'ho abbandonato un po', questo è bene, ma non basta. Se non ci pensi a mia sorella, chi ci pensa? Se sono venuto a parlare con voi è perché sono non sono il fratello. Ho ma capito. Voi dovete intervenire. La vita che fa non è per lei. Poi voi sapete in che stato si trova. Ed io come fratello... Ho capito. Avete saputo che vostra sorella... L'ho saputo. E intendo... E voi avete perfettamente ragione. In verità, avevo io intenzione di venirvi a cercare. Ma siccome siete venuto prima voi, ve lo dico bello e chiaro. Io amo vostra sorella e me la voglio sposare. Moglie. Signore. Aspettate un momento. Voi sapete in che stato... So tutto! Ve la sposate voi e mettete una pietra sul passato. Ma caro signore, io già ce l'ho messa. Adesso siete voi che ce la dovete mettere. Ma io ce la metto subito. Ho messo presto Paolo che si accompagnano tutta con questo. Vabbè, che sta sacco. Ma sicuro? Io subito ci parlo. Allora facciamo così. Mentre voi parlate con lei, io mi vado a fare un bagno. Così state più tranquilli, potete parlare liberamente. Tanto piacere di avervi conosciuto. Piacere mio. Tanto piacere. Ma che sto dicendo? Ma che stavo c'entrato, ben voi, schiglio! Aspetta che venga pure io! Salvatore, e com'è? Perché sei venuto? Sono venuto deciso per dirti che tu a stu morte e fammi lo devi lasciare. Vada come parli e modera le parole. Tanto sei tu. Quest'uomo per te rappresenta fama, mi senti? Mo' proprio ci parlate con Don Alberto De Stefano, alla tua, no, signore. O qua ha detto che tu vuole sposare. A me. E mi è tornato in casa. Ma non lo darete, che lo vado con chi ha parlato? Con Don Alberto De Stefano. Ma come? Sa sposa? E se legittima una creatura?
Ma io non posso permettere! Ma che devo permettere? Ma quando mai hai conto? Sto povero, sto disgraziato! Chi l'ha detto che sa sposa presto presto? Sasso! Sasso ha fatto la fortuna tu, mi hai capito? Poi, poi tu non gestisci con buono se ne posso. Poi l'occhio, attenzione! Tu potrei dire che Don Alberto mi aveva fatto reggere anche a fare la bravura tu. È venuto Saccone, Vitrone, a ognuno il suo accendere. Chi l'ha fatto per caso di mio sapere? Ah, per esempio vicino. E ringrazia se stai mangiando. Sta su, di me ne va. Da un domenico di tempo torna a casa. Ma quando torni a Cristo con me, se lo trovo ancora qua, o piglio per lui. E ho portato. Mi sono spiegato. Statevi bene. Viola! Io non credo che tu vorrai seguire i consigli di tuo fratello. Ma le degenerate, caro! Gennà, ma tu che vuoi a me, eh? A me Don Alberto mi piace assai! E non dice in bacio! Non dice in bacio! Viola! Viola! Bada che se mi tradisci io sarò sanguigno! Voi state dopo fuori? Sì, signore! Meglio! E che hai fatto? Era stato su un po' poco! E se non già funevano poco, d'acqua si bruciava tutto con... Mamma, ma pure lavoro stasera! Vabbè, lo proviamo dopo mangiata! No! Io dopo mangiato devo riposare un poco! Docena, voi che ne dite? Deve provare adesso! Sì! Si deve provare adesso, perché se no stasera, sì. Invece di finire a fischio, fornacchia e mazzata. Andiamo a bella, ti piglia la scena del fratello d'Andrea Rusella, forse? Sì, proviamo a scena malanoma. Sì, signora, sì. E non momento, tenga il sugo sopra a fuoco, da cavolto il sugo. Sì, allora, a scena d'Andrea Rusella. Perfettamente, sì. Forza. Va bene. Andiamo a bella. Oh, mamma! E un momento, tenga il sugo sopra il fuoco! E lascia un momento! E che cos'è? Che ne sa bruci tutto con? No, venghi! Ecco qua! Ma se la va pure che sei! Quando cominciano le prove se la squagliano tutti! Viola! Viola! Mamma, spicciati! Eccomi! E che la fa questa cacca per la mano? E volevo fare di esso se si era fatta. Comadora! Facetemi sentire, Non c'è una oggi su consulamma. Io, hai messo a cantare a prima Caruna? Sì. Ecco qua. Questo è tutto l'interesse per l'arte, eh? Pensa nella caldaia, ma Caruna, o il sugo. Pensate all'arte piuttosto. Pensate all'arte. E Vincenzino non ci sta. No, è andato a fare un servizio a Don Alberto. Ma quello torna subito. Ah, poi lui è vecchio della parte, l'ha già fatta la parte di Pasquale, non ti preoccupare. Piuttosto, ci manca un personaggio. Il brigadiere di pubblica sicurezza. Chi mi arresta a me al finale del primo atto? Ma come si fa? Facciamo come abbiamo fatto altre volte. Come? Facciamo arrivare la lettera qua, sotto la porta. Quando lei dice. Madonna santa! Chiama per la tia. Metto all'inizio due parole di giustifica. Alberto e il brigadiere Andrea sono amici di infanzia, perché può essere amico del brigadiere, perché ammazza sì, ma per onore. Dunque arriva la lettera che dice: caro Andrea, sulla mia scrivania tengo il mandato di cattura per te. Non voglio farti avere la vergogna di attraversare il vicolo ammanettato in mezzo alle guardie. In nome della legge ti dichiaro in arresto. Vieni te. Io mi alzo, piano, ma vieni a mappate. Ed esco. Va bene. Chiamate la tia. E la lettera chi la porta? Gesù, che se te ne ti portava la lettera, te ne ho il brigadiere. Arriva a Ciro, non vuoi un buffone. E voi avete fatto così. Ho fatto così per pensare, perché chi pensa? Alza gli occhi al cielo. Oh. Arrivo qua, sotto la porta, quando lei dice Madonna, chiama per la tua. E dopo mettiamo a posto il fatto di Don Alberto. Serve che la porta. Lascia lì.
zanzarala tu. Lo so, no, io no, come mi devo fare. Che la porta! Ma chi sei scostumato veramente? Ma che ti ne hai servito? Ti alzi e te la Ma no, no voi, è Andrea che dice zanzarala che la porta. Ah, è battuta in copione? Certamente. Allora, devi dire, signori, comincia la prova, il suggeritore d'arte, quando vede che gli attori stanno parlando dei fatti loro, si crea il silenzio, batte le mani e dice, signori, comincia la prova, guitto in mano. Va bene. Signori, comincia la prova. A questo punto io devo dare delle indicazioni. Voi state malata da mesi e mesi sotto la coperta, tenete l'affanno, bronchite, polmonite, la tosse, non potete respirare, insomma siete più alla carne, va bene? Tu invece stai preparando un decotto per tua madre, lo prepari tutti i giorni da mesi e mesi, sai pure che non ci sono più speranze per lei, ma un decotto per una madre si prepara sempre, un decotto rassegno. A questo punto voi mi dovete fare due colpettini di tosse, quella tosse secca, stizzosa, cattiva. Tu guardi tua madre, alzi gli occhi al cielo come per dire, ma perché deve soffrire così, pigliate? La tosse. Ehi, che se tosse in un po'! Guardi tua mano, figlia, va bene. No, c'è la piscina, sentito male. Ma non signore. Che sta? Il rumore della bocca. Tutte porte dei bassi napoletani con i metri rotti e i cardini arrugginiti. Cominciamo da casa. Ados. Vuoto cotto, gli occhi al cielo, guardi tua mano, ma non piglia te. Sempre che lavoro. Sempre che lavoro. Senti che la porta! Tatti sì! Mi stai torturando! Senti che la porta, senti che la porta! Ma papà ce n'ha avuto, no? E quando lo dite, senti che la porta? Dove? Dove? Lui è. Deve creare un'atmosfera trash. La madre sta morendo. La sorella è prigioniera. Deve creare tutta un'atmosfera trash. Quando cade affranto sulla sedia, allora devi dire... Serve che la porta. Tu devi dare solo lo spunto, se no rimembro. Hai capito? Vabbè. Lo spunto! Va bene. Cominciamo da qua. Va addosso. No, modo corto. Gli occhi al cielo, mano, il pigliate. Povera casa mia, povera sola mia, povera mamma mia, c'è chi che si chiama, ma che sei un prince? Che prince? Invece sono sciamo! E non si conosce una capa così, ma la prova tra me! Il pinzo. Guardate qua, mi sono sfrancicato il pinzo. C'è il sangue. Ammazza. Non siamo da casa. Povera casa mia, povera zona mia, povera mamma mia. Senti che lavoro. Senti che lavoro. Serra che la porta. Thank you.
fai chiudere due volte? Io che ne so, non c'è, no, qua sta scritto due volte. Fammi vedere. Poi, volete qua? Tu non sai leggere. Come non sai leggere? La prima volta lei non va a chiudere la porta. Ma tu non leggi le didascalie lì però. Tu la porta non la chiudi perché hai paura di tuo fratello, eh? Allora dici, tu non mi fai niente, io ti guardo, ho saputo del disonore, ma sei sempre mia sorella. Voi piangete, implorate pietà per vostra figlia, eh? A questo punto io ti guardo, una lacrima furtiva, e in tono più rassicurante dico, mi serve che la diciamo da... Povera casa mia, povera zona mia, povera casa mia. Mi serve che la porta. Mi serve che la porta. Dredd non fa niente. No. Ma ti pare possibile? Ti pare possibile? Tu vedi entrare tuo fratello, presagisci una tragedia. Ma lo devi dire tragico. Dredd, tu non mi fai niente. Dredd, tu non mi fai niente. Serra che la porta. Non serra la porta. Incantata. Si è distratta. Si è distratta. Cialina che cosa pensa? Dopo mettiamo a posto il fatto di donna. Lascio io come mi devo regolare. E mo risponda a me. E mo risponda a me. Ma senza nascondermi. Ma sempre sta scopeni. Ma senza nascondermi niente! Hai detto sempre sta scopeni! Ma scopo, ma scopo! Ecco! Ho detto senza nascondermi niente! Avete sentito pure voi, la scopo! Ma non l'ho detto io! Tu non sai suggerire! Sì, non sai suggerire! Perché il suggeritore d'arte suggerisce di petto! E quando il suggeritore d'arte suggerisce di petto si sente pure a 2 chilometri di distanza! Hai capito? Perché... Io a parte se c'è una moglie! Tu te ne faccio. Va bene. Deve essere un soffio. E mo risponda a me. Come volete voi. E mo risponda a me. Ma che te ne vuoi spangare? No, risponda a me. Ma senza nascondermi niente. Ma senza nascondermi niente. E capi? Ma? Mi copi? Ma che vuoi venire sotto la sedia? Hai capito? E parla poco! E voi avete detto un soffio! Quando vedi che l'attore non ha capito, alza un po' il volume, grida! Hai capito? Hai capito? Hai capito? Dica non scavarti a mamma. Allora, tu ci faceva amore con papà? Tu ci faceva amore con papà? Lo volete venire pure voi? Vogliamo fare un gol? Chi è sta partita, amico? E allora perché è attaccato tu? No, Gennaro, che l'ha fatto sempre? Io ho fatto sempre. Non devi indicare. Eppure se lui indica, tu devi riflettere, devi aspettare, devi capire che non è battuta tu. Ma ce l'ha ancora con papà. No, Gennaro, ma che ne sacci, eh? Tu sai altre cose. Tu sai altre cose. Lo so io come ne devo regolare. Da forse non ci faceva amore con papà. Non ci faceva amore con papà? Sì. Sì. E a quanto tempo? E a quanto tempo? Ma no. Ah, no. Uno schizzo di salsa nell'ora. Ma sopra la e poi la brucia. E certo, se sono sante. E certo. Povera. Hai ragione che stai in queste condizioni, se no te li assa. Sì, a paccare. Andiamo avanti, a forza. Andiamo avanti. Roppa morte padre. Doppa morte padre. Rop. Dop. È fusto tuca. Perché? No, non dovete dire così, no, no. È fusto tuca, basta. Fusto tuca, niente. Fusto tuca e basta. Non dovete dire niente più. Fusto tuca.
E shoot mazzo l'auto! Come guardate voi stessi? Non ci sta scritto più di... Non c'è sta niente, eh? Tu sei analfabeto! E questi che sono? E che sono? I sospensivi! E secondo te i sospensivi non si leggono? Che devo dire? E fusto tu qua sospensivi! Non fare il buffone! Non fare il buffone! Si fanno sentire, si allungano e se ne interpunziona! E fosse tu qua, qua c'è tutta l'intenzione dentro! Fosti tu che incoraggiasti questo amore, fosti tu che lo facesti entrare in casa la prima volta. Infatti lei si ribella perché è innocente e dice no. Naturalmente tu mi interrompi subito, se no io faccio il fusto duco. Facci una notte. Va bene, andiamo avanti. Come sono caduto in basso. C'è il tore cretino. Mamma mia, no, te ne mangi. E fuste duca! E fuste duca! No! Ma te! E fuste duca! No! Ma tu devi precedere, non devi seguire! E io l'ho preceduto! Niente affatto! L'hai detto dopo di te! E fuste duca! E fuste duca! No! Precedere! Ho preceduto! Niente affatto, l'hai detto dopo! Ma dopo di te lo devo dire, oi! Ma perché? Perché ci sta un altro no, ci stanno due no! Guardate qua, oi! Dillo prima! Ma voi non mi date il tempo, non ce l'hai, che ci fa? Ah! Mamma! Hai capito? Lei si sente innocente e reagisce con due no! No! Va bene! È fusto duca! È fusto duca! No! 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 E fuste duca! No! 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 Ma non si scende! Ti attenti due no! Ma caccia fa, lo devi dire un'altra volta, qui! Perché ne è uscito un altro! Ci stanno tre no! Sì! Ci stanno tre no! Voi guardate voi, guardate qua, guarda! Io a te te ne caccio. No, no, io me la va a dire, mamma, me la va a dire. No, te ne caccio. Ecco. Ecco, sembra perché tu leggi solamente il dialogo. Devi leggere pure a sinistra i personaggi. Il secondo no, non è suo, è mio. E poi bisogna barare alla punteggiatura. Lei c'ha un primo no con un punto esclamativo. Esclamativo. Al mio no c'è sta punto interrogativo. Al terzo no c'è punto. Dunque io dico è fusto duca, lei in uno slancio di sincerità dice no, punto esclamativo, io sono ancora dubbioso e dico no, lei a conferma del primo no, dice no, col punto, e qua non si fa più avanti, forza. È fusto duca. No! No! E se uno mio! No! 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 E punto interrogativo! Sì! È mio! E fusto duca! No! No! No, no, visto che no. C'è nato, punto esclamativo! Ma c'è nato, mi sbagliato pure voi! Ho sbagliato pure io! Errare umano est! E fusto duca! Fusto duca! No. Tagliano a due no, perché non possiamo perdere tempo appresso a due no. Io dico è fusto duca, tu dici no, io ci credo subito e andiamo a fare. E qua viene il racconto patetico di Rosetta, va bene? Mamma aiuta a dormire! Mamma aiuta a dormire che tu faticavi la fonderia di stare sola! Io mi sono fatta una pizza da dormire! Ma come? Tu devi spiegare per la prima volta il tuo padre a tuo fratello e lo dici con questa sincerità. Voi appena sentite vostra figlia, incominciate a piangere e implorare pietà.
ma senza esagerare. Voi siete portata a esagerare. Va bene? Forza. Allora, mamma è riuta a dormire. Mamma è riuta a dormire. Io riuta a dormire. Tu faticava a fondare. Tu faticava a fondare. Oh figlio mio faticatore, faticava a fondare. Isse con una scusa tra sette d'indovasci. Isse con una scusa tra sette d'indovasci. Io non volevo fa trasì. Io non volevo fa trasì. Frase da sta panza da c'è. E mi facette mille promesse, e mille giuramente, a me la piccerella, e io non volevo sentere. E che se una canzone? Vogliamo mettere in musica, ci vogliamo mettere le parole. Allora isse ma ferrai per capire. Allora isse ma ferrai per capire. Perché il tuo seduttore t'afferra per i capelli? Ma che ne sa? Ma non questa pana bottiglia di vino! Ma per possedere! Allora lo devi dire tragico, devi torcere! Allora isse ma forrai per i capelli! Oh, a questo punto ti devi buttare a corpo morto ai miei piedi, capito? A corpo morto? A così ci dà chi? Chi accedesse a te è pure a isse! Va bene, vuol dire che qualche battuta prima io mi alzo in piedi, metto la gamba sulla sedia e tu ti aggrappi alla mia gamba, va bene? Forza! Allora isse ma farrai per capille? Allora isse ma farrai per capille? No! Ah, donna, siete voi? Stavamo provando il lavoro di questa sera. Bravi, posso assistere? E come no? Voi siete il padrone, qua voi tenete i soldi, prego, accomodate. Grazie. Guarda te, tu. Forza. Allora isse ma farrai per capille? Allora isse ma farrai per capille? Tre chi lo posso sposare? Tre chi lo posso sposare? No! Don Albert, qua non ci sta niente da ridere. Questo è un dramma. Questo sarebbe un dramma. Pensavo si trattasse di una farsa, di una parodia. Non signore, questa è una tragedia. E finirà tragedia. Forza. Allora, tre chi lo posso sposare? No, il tuo invece deve essere un grido disperato, perché tu realizzi in un solo momento tutta la tua gioventù. Tua madre sta morendo, l'innamorato tuo no, tuo fratello sta per andare in galera. Madonna Santa! Madonna Santa! Che so? La lettera! Una lettera. E chi sarà mai? Ah, è l'amico mio brigadino. Caro Andrea, eccetera, eccetera. Moresti solo. L'innamorato tuo è morto. Tua madre sta morendo. Tuo fratello sta per andare in galera. Ma l'onore di Dio, la giustizia trionfa! E te lo prego, lascia stare mia sorella! Non so dove noi stavamo provando! Ma non sto
perché devo provare con mia sorella. Poi permettete che sta braccia non mi uccide lì. E io me ne prego a me. Mi avete detto che avevamo sposato? Io? A che lato? Ma dove? Non va bene, che è per mia sorella. Ma io parlavo di un'altra, non di vostra sorella. Ah, un'altra ragazza. Hai giocato tutte le cose. Tu sa che ne hai tristissimo, se cagnato. E si uomo tu! Prima dici una cosa da niente. Io non mi leggo niente, io parlo di un'altra, non di vostra sorella. Io non sono scemo, io non sono scemo. Chi è che ti ha fatto cagnare per zirzi? È stata se morte fa. Tanto già spezzata. Fermalo! Io ho fatto la maniera, ho fatto il girano di Bergerac, l'hai fatto il girano di Bergerac. Che è successo?